Aumentare la concentrazione in campo da calcio è possibile, certo, ma per fare questo bisogna capire alcuni concetti molto importanti. Devi sapere che in allenamento sono tutti campioni, tutti hanno massima concentrazione e fiato da vendere. Il problema è qui, quando si è in campo, quando si è in gara, quando si è sotto pressione, che arrivano i guai. Molti fanno tante tecniche di visualizzazione, tutte tecniche lunghe che devi allenare la mente ad avere un certo processo. Invece quello che faccio io è lavorare sul metodo flow, cioè la respirazione nella corsa, non da fermo, preciso. Respirare da fermi vuol dire per me benessere. Respirare in corsa, sotto stress, in soglia e fuori soglia è una scienza precisa e va applicata nel modo corretto. Ci ho impiegato quasi 20 anni a codificare il metodo flow e quello che io faccio con gli atleti è insegnargli a respirare per avere massima concentrazione e massimo rendimento fisico. Perché il cervello cosa necessita? Di ossigeno. Ma se tu non respiri o respiri male, non arriva ossigeno, come puoi essere concentrato? Puoi visualizzare anche che fai 50 gol con la testa, ma se non respiri, non respiri, te capì? Quindi quello che faccio io con gli atleti è insegnargli a respirare mentre corrono, per avere risultati da subito, creando delle nuove abitudini respiratorie e comportamentali. Ovviamente si può lavorare sulla parte mentale, ma ricordati che se non respiri il cervello non funziona. Ok? Quindi mi raccomando, occhio alle cazzate, perché se sei sconcentrato in campo, cioè ti manca la lucidità, ti si secca la gola, hai paura di rimanere senza fiato, se non sai respirare, è inutile che ti alleni di più, devi imparare a respirare. Ed è quello che io faccio con gli atleti. Se vuoi saperne di più, impara il metodo Flow. Ciao, da Manuel Zarella.